ti pareva che non arrivava l'accusa a questo governo di trasformare il paese in un Far West, dalla strage dei bisonti a quella dei cinghiali, con Giorgia Meloni nella parte di Buffalo Bill. Libero in tre minuti. Autorevole, attuale, da ascoltare. Dato un problema, va trovata una soluzione. Il problema c'è ed è innegabile. I cinghiali si stanno riproducendo a un ritmo tale che stanno mettendo a rischio il lavoro degli agricoltori e la sicurezza dei cittadini, sempre più spesso coinvolti in incidenti, in alcuni casi gravi, dovuti a un non voluto incontro ravvicinato, anche in zone altamente urbanizzate. Poi c'è il problema igienico-sanitario, essendo i quadrupedi portatori di malattie non proprio simpatiche per gli esseri umani. Io non ho nulla contro gli animalisti, anzi, amo anche io gli animali, ma i casi sono due. O si instaura una trattativa uomo-cinghiale per convincerli a stare nel loro habitat naturale e a non fare casino nei campi appena seminati, oppure in qualche modo vanno messi sotto controllo. Escludendo che li si possa convincere a non riprodursi, non resta che dare il via a una selezione della razza. Il governo Meloni ha preso questa seconda strada, spiacevole ma necessaria. Nessun Far West, ovviamente, perché allungare la stagione degli abbattimenti selettivi e permetterla anche in aree urbane non significa che io domani mattina posso dotarmi di fucile e mettermi a fare Buffalo Bill nel tempo libero. La caccia resta regolamentata e permessa solo ai cacciatori che, per diventare tali, devono superare esami e dimostrare conoscenza di ciò che si può fare. Addirittura non tutte le licenze di caccia comprendono l'abbattimento del cinghiale proprio per la sua pericolosità. Tutto sotto controllo, quindi, ma non la demagogia, quella resta a piede libero. Faccio un esempio: chi di noi non ama i cani? Credo nessuno, ma il padrone di un pitbull deve prendere una serie di avvertenze tali da impedire che il suo animale metta in atto la sua ferocia. Così come nessuno di noi sarebbe felice di vivere in un quartiere popolato da branchi di randagi affamati e famelici. No, convivere con gli animali è un dovere, che però va conciliato con la sicurezza fisica e sanitaria, altrimenti, quello sì, diventa un Far West, cioè un luogo dove vince il più forte, che nel caso dei cinghiali sono loro, non certo noi. Tenere sotto controllo la loro proliferazione in aree urbane non è genocidio, è un puro buonsenso. Anche per oggi è tutto, appuntamento a domani, a partire dalle ore 6.